La parabola di Antonio Mastrapasqua, ex potentissimo presidente dell'INPS dimessosi sabato scorso, dà un'idea di come funzioni il potere nel nostro paese. L'ascesa è stata lenta ma inarrestabile, la caduta repentina. Notevoli capacità manageriali, che anche oggi in pochi gli contestano, unite ad appoggi solidi ed influenti, lo hanno portato ad assumere una mole di incarichi inusuale per un dirigente pubblico. Pare che lei abbia altri 25 incarichi, no? Lavoro tanto, non lo nego, guadagno tanto, i miei dati sono pubblici e pago tutte le tasse. E sacrifico famiglia, figlio e la mia persona. Per un semplice motivo, il manager pubblico è oggetto di pressioni incredibili. Per fare bene il proprio lavoro bisogna essere liberi e io questa libertà me la conquisto e me la guadagno lavorando tanto per sentirmi libero di dire tanti no. Molte delle sue 25 poltrone da Autostrade a Telecom gli derivano dalla professione di commercialista mai abbandonata. Altre, come la vicepresidenza di Equitalia, sono conseguenza del suo incarico all'INPS. Troppo per un uomo solo? Non è che fare 24 incarichi le impedisce di farli tutti bene? Da questo lo facciamo giudicare dai fatti. Alla domanda posta dai giornalisti, Mastrapasqua rispondeva così quasi 2 anni fa. Gli altri che oggi lo scaricano e stabiliscono per legge che non si può fare, questa domanda non se la sono mai nemmeno posta. La loro indignazione oggi sembra davvero fuori tempo massimo. E così fa sorridere, amaramente, che a segnare la fine della carriera pubblica di Mastrapasqua sia una vicenda legata proprio ad una di quelle 25 poltrone, presunte cartelle cliniche truccate dall'ospedale israelitico di Roma, di cui Mastrapasqua è direttore generale. I giudici stanno indagando e la politica, ancora una volta, è arrivata dopo i pubblici ministeri.